Sindaco, in questi casi davvero non ci sono parole, forse è la più grande tragedia mai accaduta nel Parco del Pollino. Sì, quella tragedia che non ci aspettavamo, che è arrivata come uno tsunami e ci ha colpito, ha colpito la comunità, ha colpito chi non c'è più, ha colpito i familiari, ha colpito chi è in questo momento ferito. È stato qualcosa di indescrivibile. Io mi sono arrivato intorno alle 16, l'acqua era ancora altissima, mai successo per il mese di agosto che ci fosse tanta acqua nel torrente. È stata una scena indescrivibile, devo ringraziare tutte le forze dell'ordine, la protezione civile, tutti quelli che si sono attivati per far sì di salvare le persone che erano ancora nell'acqua. Poi chiaramente le prime notizie negative arrivavano quando si è ritrovato qualche corpo, quindi da parte mia e da parte di tutta la mia comunità ci stringiamo fortemente nei confronti di queste persone, dei familiari loro, e stiamo organizzando il tutto per cercare di almeno alleviare il dolore ai loro familiari. Abbiamo allestito una camera ardente in palestra, è arrivato il nostro vescovo, si è mossa l'intera Calabria per darci una mano, e adesso stanno continuando a lavorare in modo continuo quelli della protezione civile, quei vigili del fuoco, per capire se ci sono altre persone dentro, perché nella parte alta ci sono delle risacche dove qualcuno si poteva eventualmente mettere, proteggere. Quindi i lavori ricontinueranno, stanno contando per tutta la notte, domani ci saranno elicotteri e tutti quelli che sono preposti a questo tipo di intervento. Si sa la provenienza delle vittime? Guardi, non siamo in grado di stabilirle perché sicuramente ci saranno anche gente del territorio, nel senso che saranno pure calabresi. In questo momento non siamo in grado di stabilire, probabilmente qua saranno coinvolti anche i paesi del territorio, da quello che è delle prime notizie. Al momento non sono in grado perché ancora non hanno fatto, l'ufficiale sanitario sta facendo il primo sommario controllo sulle vittime e poi si passerà al riconoscimento per quelli che già alcuni familiari sono qua sul territorio e non trovano i loro familiari. Quindi diciamo che la situazione in questo momento è questa. Abbiamo la presenza del prefetto, del procuratore, che stanno vagliando tutto, stanno vedendo tutte le dinamiche, c'è Carlo Tanzi della Protezione Civile, abbiamo tutto, tutti si sono messi a rincorrere quello che si poteva salvare. Al momento stiamo cercando di allestirci perché domani avremo la visita anche del Ministro Costa, quindi capiamo domani ancora meglio almeno le dinamiche di chi è sopravvissuto, ci saranno le forze dell'ordine preposte a capire che tipo. Adesso siamo ancora nella forma delle supposizioni, sicuramente una bomba d'acqua ha investito l'intero torrente, quindi questo è il risultato che abbiamo avuto. Non me l'aspettavo, non me lo sarei mai aspettato. Oggi bisogna reagire. Speriamo di reagire con la forza giusta e capire fino in fondo.